Ciaocinecusi.it, il primo film diretto da Dev Patel, in uscita il 4 aprile nelle sale italiane, si intitola Monkey Man, ispirato alla leggenda di Hanuman, che è un'icona che incarna la forza e il coraggio e vede come produttore Jordan Peele. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Dev Patel insieme a John Colley e Paul Awalena, e il protagonista è proprio Dev Patel. Dev Patel è un attore britannico, ma di origini indiane, che si è fatto conoscere al pubblico fin da subito con The Millionaire di Danny Boyle, poi ha fatto altri lungometraggi, tra cui Leo, La strada verso casa di Gus Davis, dove ha vinto il premio BAFTA come miglior attore non protagonista, e adesso però si cimenta per la prima volta come regista e ambienta il film a Mumbai. Il film parla di Kid, appunto Dev Patel, che si guadagna da vivere facendo combattimenti clandestini indossando una maschera da gorilla, però il suo obiettivo è solo uno, ossia uccidere dei politici corrotti che gli hanno ammazzato la madre. Il film piacerà sicuramente a tantissimi, ma non è piaciuto affatto al sottoscritto. Perché? Perché nonostante riconosca quanto amore ci abbia messo Dev Patel in questo film e qual era la sua intenzione, ossia mescolare quella che è la tradizione, i film di Bruce Lee, con quella che è la modernità, come i capitoli di John Wick, i combattimenti un po' richiamano quelli di John Wick, ho trovato la regia di Dev Patel troppo frenetica, non ti fa godere niente, ti fa capire anche poco dei combattimenti, secondo me, soprattutto quelli dove Dev Patel indossa la maschera da gorilla. Non ti fa godere niente, è troppo veloce, ti fa venire il mal di testa e il mal di occhi, e anche i personaggi secondari non mi hanno convinto affatto. C'è un personaggio che all'inizio lo aiuta, poi praticamente come se uscisse di scena così. C'è anche una donna che non si capisce se vuole aiutarlo o meno, poi non vi dico che cosa succede, ma anche lei non mi ha convinto affatto, sembra che sia stata messa lì così perché andava messa e basta. Il film è molto violento e molto cupo. Ho apprezzato un pochino l'ironia che c'è, perché un pochino di ironia c'è, anche se comunque si dà molto più peso appunto alla cupezza del film. Però quel briciolo di ironia comunque ci sta ed è giusto metterla e non è invadente. Però mi ha annoiato da morire, perché comunque non riuscivo a godermi neanche un mezzo secondo di sto film, nonostante comunque le luci comunque sono anche abbastanza buone, ci sono delle inquadrature anche suggestive come lo sfondo rosso che è alle spalle di Kid, che avete visto già nella locandina, è proprio l'inquadratura del film quella, però è proprio la regia che non me l'ha fatta apprezzare, la sceneggiatura. Insomma, ripeto, i personaggi secondari come se non esistessero, i cattivi pure non mi hanno convinto, si capisce poco anche che cosa vogliono veramente. E poi sì, c'è un po' questo sfondo politico, la comunità povera che cerca di ribellarsi contro i potenti, però anche lì, insomma, è molto superficiale, non è che ti fa vedere tutta sta povertà di queste persone che comunque aiutano Kid. Te lo fa vedere, ma non va proprio a fondo. Quindi è un film che rimane molto in superficie ed è un film che veramente ti fa venire mal di testa e mal di occhi. A me è successo più o meno così. Quindi mi dispiace, ripeto, molti lo ameranno sicuramente, quindi andatelo a vedere, diteci che cosa ne pensate, ma io purtroppo non sono riuscito ad apprezzarlo. Detto ciò, vi invito a lasciare like, iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, fateci sapere se lo avete visto, se lo andrete a vedere, che cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che ho detto, e ciao cinefusi.it.